12ª edizione del campus estivo organizzato dal corpo musicale Carlo Cremonesi di Villa Dogna. Il progetto, ospitato presso la Casa dell'Orfano di Ponteselva, prevede la formazione di due gruppi strumentali con diverso livello di preparazione, uno per allievi principianti ed uno per ragazzi che hanno maturato un percorso di preparazione musicale più completo. La nostra scuola organizza da 12 anni, questa è la 12ª edizione, questo campus musicale estivo per tutti i ragazzi della provincia e ormai anche di fuori provincia. Quest'anno sono 70 i ragazzi che qui alla Casa dell'Orfano stanno 6 giorni, giorno e notte, e suonano e giocano tutto il giorno. Poi abbiamo un gruppo di bambini piccoli che va dai 4 agli 8-9 anni, che invece sono all'Istituto Palazzolo delle Suore di Ogna e là lavorano in due atelier appositamente pensati per loro. Sono complessivamente una settantina i partecipanti, il cui apprendimento avrà modo di essere apprezzato dal pubblico nel corso del tradizionale concerto finale ospitato come sempre a Villa Dogna. È un po' il risultato del nostro lavoro settimanale che facciamo sentire a parenti, genitori, amici e tutti quelli che vogliono venire. Infatti sabato sera, il 27, dalle 9 di sera alle 21 faremo il concerto in piazza di Ogna, a Villa Dogna. Che fine fanno tutti questi giovani musicisti? Questi ragazzi sono ragazzi che vengono dalle scuole di tutte le bande della provincia e quindi al loro interno durante l'anno suonano e studiano. Poi ovviamente quando vanno via da noi ricominceranno le vacanze per loro, ma da settembre poi ricominciano i corsi, ricomincia lo studio e poi verranno inseriti tutti negli organici effettivi delle loro bande.